Mi fa piacere averlo conosciuto. Però mi ha detto una cosa, ma sei proprio sicuro che la signora abbia sognato? Oppure abbia fatto finta di sognare? E qua, caro Conillo, ci addentriamo nei misteri della psiche femminile, che è una delle cose più complicate che esistono al mondo. Io per avventura, stamattina, mi sono letto su internet, ho scavato lì, ho trovato una commedia di Roberto Bracco che si chiama Tradimento. E ci tratta di, è una breve commedia in cui c'è una giovane e bella signora di cui il marito è innamorato pazzo, che gli dice: io ti sono fedele, io non ti sarò fedele nel momento in cui tu comincerai a essere geloso di me. Sei geloso, e lo metto alla prova. E per conquistare il marito, lei che cosa fa? Fa innamorare di sé un giovanotto che arriva fino all'estremo. E lei gli dà corda, di quando questo si presenta a casa sua e per fare l'amore con lei. E lei, in quel momento che viene il marito, lei dice: aspetta un momento. E il marito, logicamente, che non sa niente di questa sua ricchezza della ragazza, dice: tu mi hai fatto questo, hai visto, questo è il mio rivale, e dice: ma no, non hai capito niente, vieni che te lo spiego. E se lo porta in camera da letto. Il poveraccio del conte, che ha capito, secondo lui, che quella donna gli cadrà fra le braccia fra poco, e sta lì in attesa che la donna chiarisca la posizione col marito, a un certo punto, al di là della porta, comincia a sentire dei sospiri e delle grida, diciamo, piuttosto esplicite, e capisce che quella donna si è servita di lui per riconquistare l'affetto del marito, e se ne va scornoso, per dirti. Le donne sono così. Le donne tutte sono così, senza nessuna eccezione.